E finalmente ci siamo, nuovo DLC, ben 3 nuovi personaggi per Mario Kart, nuove piste, oggi le corse più belle d'Italia con Tuba e Blazzi. Ciao ragazzuoli, bentornati, Pipino Piragna sulla base. Ciao ragazzi, benvenuti, eccomi qui il re di Mario Kart 8 Deluxe DLC. Solo però sempre DLC. Sempre Guarda. Solo i DLC. Allora, dovete sapere che abbiamo già provato Kamek tutti e tre insieme nel video di Mirko. Nel mio proveremo Pipino Piragna, mentre invece Torcibruco si presuppone sul canale di Blazzi. Via! Giosa! Che pecca Giosa! Lo scorso anno mi sono visto la nuova serie di Jojo. Il protagonista è Jolin. The Gamer. Bello, chi è che tiene sto cosarello dietro? Io. Queste ruote piccolissime. Azz. No, è Jorif. Sono io. Sono io, sì. Non è vero. C'è tipo un piccolo serbatoio viola. Sì, peccato che... Dai. Chi è che ha lanciato la banana? No. Joseph sicuro perché la manca. Non ero io, non ero io. Oh, ancora! Allora. Gianfranco. Che c'è? Io credo che questo setup è ottimo, sarebbe stato ottimo nella prima... Forse nella prima cosa lì. Come si chiama? Nella prima cosa nuova? Nelle prime sì, piste nuove? Perché Morfini, che tu sai pure quando usare determinati setup, vero? Ma qui... No, lo so. Beh, mi sono bravo, un attimo... No, non c'entro niente, bro. Informato, dai, bro. Non c'entro proprio niente, bro. Te lo garantisco. Non ci credo, perché appena mi è arrivato... Un caso, bro. Ma un caso con la S o due Z? Diciamola, volevo solo capire, non si può di niente. No. Dai. Oh, bellissimo il campo qua. Mannaggia, no! Eccolo qui. Chi è che tiene l'arsenale pazzo sgravo? Te l'ho mandato io, ma a mia volta sono Giuseppe, stato... mi ha cavato in brondo muro, guarda qua. Oddio, che cosa ho fatto? No, dai. Non ti ho lanciato il fulmine, però. Ma ha lanciato in fronte al muro, ma davvero. Perché in fronte? Perché non sotto il labbro destro? Vabbè, dai, Gianfra, però basta. Non c'entro niente. Ok, non sei tu. Non c'entro niente. Ma mi sono perso il potere. Ciao Yoshi. Ma devo andare a destra o a sinistra? Mannaggia alla morte. Wow. Oh mamma, come scivola. Dove si va qua? Dove si va? Mi è familiare questa. Questo l'ho già sentito. Dov'è che l'ho già sentito questa? No! Mi sono fatto il giro. Ma non mi contento. Mi sono fatto il giro al cerchio. Ah, ma quello è matto comunque. Sono andato prima indietro e poi sono tornato avanti. Giuseppe. Jammer! Wow, olè, dai, si ragazzi. Gode. Ma no, sono terzo. No, ragazzi, dovete vedere che cazzo. Ma questa è proprio Santa Monica, fra. Sì. Ma wow, ragazzi, no, male. Ma questo setup non è adatto. Ma Joseph piste. Sprofondato? E con Magoto, raga, il migliore episodio di sempre. Riserva naturale. Joseph the Gamer. Nel caso di Joseph, riserva natura. Ma? No. Ma perché Joseph non sceglie? Perché sta cambiando il setup. No, no, ma dai, ma quanto mai? Ma scusami. No, bro, sei proprio vergognoso, bro. No, dai, stavo capendo un attimo. No. Vergognoso no. Cosa? È per sperimentare, no, per capire, per ragionare. No, bro. Per avere un nuovo punto di vista. Chi cambia i setup in corso dell'episodio ammette di aver sbagliato. È l'opposto, vuole solo che migliorarsi. Ah, ho capito. Ah, ma è lo stesso setup di qualcuno, mi sa. No, bro, veramente. Ma di chi è? È di Gianfranco. È mio. Oh, mamma. Okay. Quindi non so quando ti convenga. Infatti, è lì che mi si è spezzato il cuore. Ho appena detto, oh no, ma già l'ha usato qualcuno e non era primo. Mamma mia, che Gianfra! Guarda, bro. Bro, prima è iniziato così e ricorda com'è finita, quindi. Voglio dire. No, perché ho lanciato questa banana? Perché l'ho lasciata. Sai? Mio Dio, ho lasciato la banana. Mannaggia, mi ha tirato una picconata. Questo, ragazzi, è il player medio di Minecraft. Ma perché questa offesa così? Vabbè, però, se li guardi col piccone in mano, sono uguali, eh. Guarda Joseph qua. Guarda Joseph là dietro. Ma Gianfra, sei palesemente mio. Guarda Joseph là dietro. Mamma mia.
Ma sto coso non ho capito, fa correre più veloce? No, fa scivolare e basta, secondo me. Mi sa. Guarda sta... Uè. Wow, Gianfranco, sei un criminale. Magna la bomba, Giuseppe! Bomba cioccolato! Bomba cioccolato! Ma è matto proprio! No! Ci provo, cecchino! No, niente. Vabbè, dai, non ho... C'ho già 10 monete, quindi, sta a posto. Allora, Gianfra, io non ti attaccherò. No, no, ma guarda, dai, però. Non fate queste cose sbiruline, perché non va bene. Sapete che sopra sto coso, raga, non è male? Cioè, secondo me si va veloci. Velocini. Senza esagerare. Eccolo qui. Il Vesuviano? No! Chi è che si è schiattato dietro al mio, alla mia banana? Scusatemi. Mamma mia, sono Giuseppe, io, Gianfra. Sei vergognoso. Grande, Giuseppe, grandissimo. Mannaggia, miseria, c'ho pure poche monete. Ah, che bello. Ah, vabbè. Che bello. Madonna mia, che era quella raffica di fuoco che era visto dietro? Ero io, ero io. Mannaggia la morte, volevo ardere Joseph. C'era una mamma mia, ragazzi, difficilissimo però. Ma ero partito con un certo setup gasato. Ma non era adatto, mannaggia. Punta Cupa. Bello questo, c'ha un bel nome. Qua dovete stare attenti a Punta Cupa, Perché? Perché praticamente se rimanete troppo indietro arriva Cupa che ci mette la punta. Oddio. Aiuto. Oddio, ma che mi rido pure io. Sono matto appresso a voi, Oddio. Che per ridere di queste stupidaggini, no, proprio. No. Oddio. Dai, forza, iniziamo a lanciare i sigusci. Cioè, ma dove l'avete pigliate? Scusate, la cassa o roba simile. Sembra era proprio, cioè, come appena iniziavi te la regalavano, te la davano in mano quella cassa. Ma dove? Vabbè, dopo ci ripassi, dai. Dopo ci ripassi la vedi. Mamma mia, che fenomeno. Oh! Oddio. Gira la testa, ma che è? Infatti anche a me mi ha dato un attimo un effetto di vomitino. Madonna. Ma che cos'è? Oh. È particolare. Questo è un po' too much, Però sta pista è psichedelica. Comunque sono bellissime queste piste. Ci si poteva fare un Mario Kart nuovo praticamente. Ma ho sbagliato, sono un coglion. Joris. Sì, no, mo la difficoltà è proprio questa con l'inchiostro qua. Oddio. Mamma mia, voglio, io non sto parlando, ma queste piste sono difficili. Sono difficili proprio. Cioè, questa è difficile. Cioè, è una pista complicata, veramente. Pipino Piragna come personaggio, niente proprio, ragazzi. Mannaggia, ragazzi, ma ora, ma chi è che me ne ha mandate due? Gianfra! Che Gianfranco, ma bro, ma ha sgravato proprio! No, non sto a fa niente. Come al solito, lui non sa mai niente, lui. Ma bro, ma io le ho lanciate così a casaccio, non sapendo manco chi ci fosse davanti. Ma no! Mamma mia, ragazzi, no, Ok, mo è Joseph di... No, è Gianfranco ancora! Ma... È ancora Gianfranco, sì. Ma mi molli? Mamma mia, Gianfranco, wow. Si è proprio pessimo. Vai! Bro, mi sei avvicinato, ma ho usato il clacson. Mo se poco arriva un guscio blu, Maron quando rido. Oddio, ma... Madonna, dai, quelle casse là dentro però erano da pigliare, cavolo. No! Eccoci qui. E vai! Sono scappato contro il muro. Oddio! No! Oddio! Oddio! Vai! Sì! Ma bro, ma... No, Giuseppe, non ti permettere, bro, Ma che cosa? Oh! Bro, non ti permettere. Ma ti fa che? Oddio! No, zio! Mirko, dai, non l'ho fatto perché era per Gianfranco. Maronna, ma tu sei un traditore. Ma come era per me? Tu sei un traditore della patria, proprio. Ma Mirko, oddio! Mamma mia, ma che tradimento. Sì. Tu hai detto non ti permettere. Sì. Volevo fare l'alleanza per lanciarlo a Gianfranco per farlo arrivare a lui. Ma quello che fa. Gianfranco non si tocca. È finito?
Ho vinto io? Bro, è finita, bravo! No! No! Che succede? No! Bro? Ma c'è ancora un'altra! Sì. Gianfranco voleva concludere talmente velocemente il video che l'ultimo visto la sua mente l'ha rimossa. No, no, bro, lui voleva proprio vincere il video, no? Voleva vincere la pista. Sì, pronto? Sì. Sì, scendo subito. È arrivato il pacco della punta di Copa. Dai, vediamo questa che sembra particolare, dai. No, questa è un'altra pista di Mario Faccio Kart, una proposta, ragazzi, faccio una proposta. Se vinco questa, vinco tutto. Sì, va sì, bene. Dopo domani. Guarda Gianfranco, sta a 39, dai. 39. Oh, Gianfranco, attenzione, eh. Stanno, non succede, dai, non vinco. Se succede... Nel video di Joseph, poi. È vero. No, fra, io stacco tutto e non lo pubblico, non hai capito tanta proprio roba, niente. Nel video di Joseph tanta roba, poco da dire. Vabbè, però, ma tanto lui non può vincere, quindi... Questo sì, è l'importante. Mamma mia, Jan Spring. Questo è l'importante, dai. Questo è l'importante. Non vedo manco dove devo andare qua, mannaggia la miseria. Questa è una pista di Natale? Torisk. Levate. Guarda. No, Gianfran. Guarda. Mostro proprio col turbante in testa. Guarda. Gianfran ti fa fregare l'ultima pista, bro, eh. Mi hai zombato il gioco. No. 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 Gianfran. Mamma mia, Gianfranco. No. Gianfran, ma che hai fatto? Ma niente, ma te pare. Gianfran, allora tu hai detto mi hai zombato il gioco, che hai fatto? Niente, ma che devo fare? Ma io stavo primo, potevo vincere il gran premio. Ma guarda, bro, che eri tu lost, eh. Quindi il problema ce l'hai avuto tu, Giuseppe. Perché se fosse crashato solo lui, lo faceva diventare bot. Ah, ma perché non sono crashato solo io? No, siamo crashati tutti. No, però aspetta, io sto vedendo la schermata. Gianfranco è uscito scritto, si è verificato un errore di comunicazione. E poi la comunicazione con gli altri giocatori è stata interrotta. Ma lui diventa bot se è crashato lui. La connessione è persa con te. Tu perché dici? Perché sei tu l'host della partita. Certo. Quindi sono crashato... Scusa, a te che schermata è uscita? Si è verificato un errore di connessione. Di comunicazione? Di comunicazione, con te. E allora è crashato a me. Aia. Vabbè, meglio così, vuol dire non c'è un vincitore. No! Fermi, aspetta. Cioè? Aspetta, no, non è un problema di Joseph. Regà, sono andati offline i server di Mario Kart. Ma come? Cioè, fammi vedere. Sono offline i server di Mario Kart. Ma no, ma è tutto un complotto verso di me, ma non ci credo. Ma l'ho vinto il video, ok, allora. No. Ok, adesso si sono riconnessi. Adesso è andato. Vabbè, però l'hai testata la cosa. Quindi Mario Kart, sì. Proprio il signor Mario Kart non ha voluto che tu vincessi. Ho il titolo al video, c'ho il video. Un bacione a te, Gianfran. Alla prossima. Ciao! Oh, io non ho parole comunque. Vabbè, dai.